Ma diritto allo studio te lo prendi, te lo prendi e te lo ficchi in ma quel posto. Ma perché? È un principio. Tony da Milano, mi risulta che quel cretino di Tony da Milano, un narco-stalinista, abbia messo una tenda anche lui. Pensa a te. Tony da Milano. Pensa a te. Vabbè, pensa a te. Tony da Milano. Questo Tony da Milano, narco. Paghiamo i caselli, rubiamo la benzina, vogliamo il comunismo ed odiamo l'Ucraina. E odiamo l'Ucraina, ma come ti permetti, imbecille? Sono tre giorni che ho dormito fuori da Piazza della Scala. Ma hai dormito fuori perché tu sei l'anarchico che dorme a casa con mammina, imbecille. Giù, imbecille cornuto. Giù un attimo. Zitto, fatemi parlare. No, un no, po'. No, fermo, no, no. Questo niente. Dorme in tenda perché piuttosto che dormire con la madre a casa, fa l'anarchico che dorme in tenda. Un cretino di primo livello. Ma perché hai messo la tenda? Ma perché hai messo la tenda? Perché hai messo la tenda, Tony? Non ho capito perché l'hai messa. Allora, prima di tutto bisogna differenziare. Noi abbiamo contestato la Schlein a Roma e io mi vanto di essere tra quelli che ha contestato Landini a Milano. Io mi vanto di essere di quelli che ha contestato quella ma merda. Chi se ne frega? Ma tu stavi a farti fare la colazione da mamma. Punto secondo, quello che noi proponiamo noi è chi? Ritorno equo canone. Ma vieni a casa con la mamma e con la sorella che dipinge. Giù un attimo. Allora vivi a casa con la mamma e con la sorella e rompi la coglioni. La sorella dipinge. In una casa borghese di Milano. La sorella dipinge. La sorella dipinge. E che cazzo è De Chirico? Chi è la sorella dell'anarco che dipinge? Chi è? Che dipinge? Chi è Andy Warhol? Chi è? E tu che cazzo ti credi di essere? Bertolt Brecht che fa lo spettacolo con la sciamana, vai a farlo giù. Che si rischia sempre l'acquarella qua. Antonio da Milano. Citare pure la dottoressa Sciamma che ringraziamo, persona strepitosa, straordinaria. Dimmi. Beppe, mi senti? Allora, il problema degli affitti c'è sempre stato a Milano.